Signore e signori, il palazzo che qui vedete non è solo un magnifico palazzo, racchiude memorie di secoli, offre impreviste sorprese. Per esempio, qui nel portico, dove adesso c'è la statua dell'Odalisca, c'era una sala, si faceva musica, teatro. E proprio qui, nel portico, non molti anni fa, c'erano accatastati dei vecchi bauli. E dentro, in mezzo a cianfrusaglie tarlate, ferraglie arrugginite, si è trovato sul fondo di uno un fascio di vecchie partiture. Su una di queste partiture c'erano due nomi, Mozart e Zaide. I secoli sono passati, molte pagine mancano, mangiate dai topi o mai state scritte, ma da quello che resta affiora una storia d'amore e d'avventura sullo sfondo dell'Oriente raffinato e crudele. Navi prese all'arrembaggio dai pirati, fragili fanciulle condotte schiave nei serragli, nobili cavalieri ridotti in catene, sultani ora spietati, ora clementi. I profumi dei giardini, le danze della Dalisca, le scimitarre dei giannizzeri, i conflitti della passione e dell'onore, l'orizzonte del mare lontano, oltre al quale attende la ricompensa di tutte le sventure. Questi frammenti dovevano far parte di un'opera, ma il suo libretto è andato perduto. Quello che resta dà dell'intreccio solo un'idea approssimativa e lacunosa. C'è un sultano che si chiama Solimano, il cui animo è insondabile e solitario come quello di tutti i tiranni. Forse in lui può spalancarsi un buio abisso di furia dilaniante. C'è la favorita di Solimano, Zaide. I pirati la rapirono giovinetta dalle lontane coste della sua Europa natale. Finita schiava nel serraglio del sultano, ha tutti i tesori dell'Oriente ai suoi piedi, eppure in lei un'inquietudine struggente. Ed ecco la Zim. Di lui invece si sa poco, pare che sia un cristiano rinnegato che ha avuto l'avventura di salire ai più alti gradi della corte del sultano, ministro, dignitario o qualcosa di simile. Quest'uomo che spia e sogghigna è il capo delle guardie, Osmino. Da lui, se non altro, possiamo essere certi che non c'è da aspettarsi nulla di buono. Ma è un mondo, per il resto, in cui tutti potrebbero considerarsi soddisfatti. C'è uno fra gli schiavi che non riesce a nascondere la sua disperazione. Sappiamo solo che si chiama Gomez. Gli altri, i ribaldi condannati ai lavori forzati, ad esempio, con lui, non sembrano lagnarsi della propria schiavitù. Thank you.
Sul cortile degli schiavi s'affacciano le finestre del serraglio. Dalle persiane traforate spiano occhi irrequieti, occhi sfavillanti al di sopra dell'orlo dorato d'un velo punteggiato d'argento. Nessuno, tranne Solimano, ha il diritto di contemplare il viso della sua favorita. Ma Zaide conserva segretamente un medaglione, ricordo gli altri tempi. Nella miniatura il ritratto appare quello di una donna, ardita. Una donna capace di distinguere sotto i rozzi panni di uno schiavo l'uomo che lei vorrebbe amare. Il medaglione sarà il suo messaggio segreto. Sonno, tu, fratello della silenziosa notte, vieni e distendi per un'ora soltanto le tue ali sulla mia miseria.
accade. Mi svanisce ogni forza. È sonno o morte? Non importa che sia. O sonno o morte. Vieni. Thank you.
cullato da così soave ninna nanna, si può supporre che Gomaz abbia dei sogni voluttuosi. Cosa sogna? Gli splendori dell'Oriente. Ma gli splendori dell'Oriente per lui significano la schiavitù, i lavori forzati, la frusta degli aguzzini. Tanto il sogno quanto la realtà forse sono un vortice di cose insensate. Si sveglia e si ritrova nel suo giaciglio di schiavo. Ma che cosa sono queste collane di perle e di smeraldi? E questo ritratto? Nel caos dell'universo esiste un principio di bellezza, un'aspirazione a sentimenti elevati, un ideale. Soffia vento del destino, sversa rigido mio petto, questo scudo imbracerò, questo scudo imbracerò. Si fa chiaro il mio cammino, sì, nel ritratto la mia forza troverò, la mia forza troverò. Soffia vento del destino, questo scudo imbraccerò, si fa chiaro il mio cammino, nel ritratto sì. Io
Tutto quello che sentite cantato e recitato dai personaggi è scritto nella partitura trovata nel baule sotto il portico, con le parole che facevano parte del libretto originale musicato da Mozart. Per tutto quello che manca, sto cercando io, Italo Calvino, di suggerire qualche congettura. Finora non dovrebbero esserci dubbi su quanto è accaduto. Zaide ha donato a Gomaz con il suo ritratto dei gioielli, forse un dono, forse una prova. Le guardie si sono insospettite. Gomaz poteva essere accusato d'avere rubato, ma l'hanno trovato così lontano, tutto preso da chissà qual misterioso medaglione. Zaide sapeva. E si sono incontrati i due predestinati, e il resto bisogna indovinarlo. Una scaletta di seta. Zaide ha detto a Gomaz di trovarsi stanotte sotto il balcone del serraglio. Lei gli calerà una scaletta di seta. Nella notte, in giardino, si sente solo il canto del cuculo. Gomaz attende nell'ombra. Una nuvola scorre e lascia apparire un raggio di luna che illumina la scala di seta. E a questo punto dovrebbe entrare in azione il potente ministro. Alla Zim sorprende Gomaz e l'accusa di voler sedurre la favorita del sultano. Gomaz fa appello alla loro comune origine di cristiani caduti in mano degli infedeli. Come può la Zim, per essere salito alle più alte cariche, dimenticare le sofferenze passate e la fraternità che lo lega ai compagni di sventura? Il rimorso, la commozione assalgono alla Zim. Egli promette protezione ai due giovani innamorati, ma raccomanda loro la massima prudenza. E anche Gomaz è commosso dalla generosità di Alazim e vorrebbe dimostrargli tutta la sua gratitudine, ma allo stesso tempo non vede l'ora di raggiungere la bella nel serraglio. Ossia, vorrebbe precipitarsi da Zaide, ma anche un po' paura. Mentre la presenza del ministro gli dà un senso di sicurezza. Che cos'è?
Essere la prima volta che Al-Azim si trova in imbarazzo col potente capo della polizia. E allora si ricorda che quando Solimano se ne deve liberare, gli consegna una borsa di denaro. Niente di personale, verrà versato nel sacro vaso votivo per le spese del culto e dei bisogni artistici e sociali. Rischiosamente Al-Azim per la prima volta segue l'impulso del suo animo generoso.
grandezza e virtù, lasciatemi vincere. Grandezza, grandezza e virtù, grandezza e virtù. Chi ha potuto vederlo da vicino si è accorto che sotto l'apparenza ossequiosa nel volto di Osmino si celava un'espressione più che mai infida. Invece una fiducia inaspettata deve essere nata fra Alhazen e Gomaz. Le cose devono essere andate così. Gomaz deve avere calato dall'alto del balcone una grossa cesta verso Alhazen. Dentro la cesta, che viene accolta con tanta delicatezza, deve stare Zaide. È l'inizio della fuga che si prepara. Non c'è tempo da perdere. All'alba partirà una carovana di beduini che attraverserà il deserto. Nascosti tra sacchi di spezie e grandi ceste sulla gobba dei cammelli, Zaide e Gomaz raggiungeranno così, nell'avventuroso segreto viaggio, la riva del lontano mare. Là, in una baia solitaria, è ancorato un battello che li attende. No, un momento. Questa storia non è affatto convincente. E forse è meglio riprendere la storia da principio e capire meglio le motivazioni di Alhazen. Zaide velata esce furtivamente dal serraglio e non si accorge che un'ombra furtivamente la spia. Alhazen non fa che eseguire scrupolosamente l'incarico di sorveglianza affidatogli dal sultano. Ma perché vi mette tanta partecipazione? Tutto induce a supporre che il ministro si sia innamorato della favorita e il suo animo sia diviso tra la lealtà al sovrano geloso e la passione che lo rende geloso a sua volta. Gli innamorati non sanno che Alhazen sorveglia ogni loro mossa e che è disposto egli stesso a compiere anche le più audaci. Zaide attende. Al suo sgomento, Alhazen cerca di rassicurarla, dichiarandole il suo amore e spiegandole che la devozione d'un ministro può essere per lei una protezione fidata, mentre il capriccio per quello schiavo
non può che portarla alla rovina. A Zaide queste parole suonano come un infame ricatto. Si dice pronta a confessare tutto a Solimano, prendendo su di sé tutte le colpe, pur di salvare Gomez. Al-Azim protesta che per amor suo è disposto ad affrontare ogni rischio e ogni sacrificio. Ah, invano! Piuttosto che permettere la rovina della giovane, egli accetta di lasciarla fuggire insieme a Gomez. Forse, una volta che lei sarà lontana, la pena del suo amore sarà meno cocente. Meglio forse prima vedere quale seguito possa avere questa situazione. Al-Azim protegge i due giovani, sì, mi pare giusto. La frontiera. Al-Azim fa passare Zaide alla frontiera, giusto, bene. Al-Azim deve ora far passare Gomez col suo mantello, lo farà passare. È uno sviluppo drammatico da non buttare via. Ecco, l'infido. Ora sarà Zaide che attende Gomez, che dovrebbe arrivare col suo mantello grigio. Ma Zaide dunque attende Gomez ed ecco che no, non mi pare che il personaggio di Al-Azim migliori nel cambio, trasformandosi in un bieco insidiatore. Forse le sue motivazioni dovrebbero essere più sfumate, ambigue, oscure anche a lui stesso. Ecco, la causa delle trepidazioni di Al-Azim potrebbe invece essere Gomez. Non ne cediamo. Ecco invece la nostra possibile storia. Nel nobile portamento del giovane prigioniero, Al-Azim ha riconosciuto l'immagine di se stesso quando giunse in catene al palazzo di Solimano. Vorrebbe fare qualcosa per quel giovane, come per un fratello o un figlio. Ma i doveri del suo rango gli impediscono di intercedere per un prigioniero. Eppure egli non si stanca di seguirlo con lo sguardo. Non ha occhi che per lui. Con allarme si accorge di non essere il solo a interessarsi a Gomez. Che la favorita del sultano si sia invaghita dello schiavo non lo rallegra. La gelosia di Solimano è temibile. Una storia come questa può essere molto pericolosa. E non ne verrà che male per il suo beniamino. Al-Azim crede giusto avvertire Gomez del pericolo e lo consiglia di restituire il ritratto a Zaide. Male cose. Le cose vanno secondo il destino. Visti vani i tentativi di separarli, Al-Azim, amareggiato ma generoso, si impegna ad aiutare la loro fuga. Anzi, a fuggire con loro. Comunque siano andate le cose, eccoli ora all'alba, una speranza anima ogni loro gesto.
qui al confine del deserto stanno per arrivare. Chi sono in verità? Una tradizione che precede gli anni del manoscritto dice che personaggi così possono essere due fratelli e il ministro il loro padre. Un'arcana passione, certo, li lega. E in quel mondo dove arrivarono uno ad uno tutti rapiti da vicende misteriose di mari, di pirati, in cui si è persa quasi la memoria di chi e cosa si era, forse un dubbio, un presagio che unisce il lontano passato con il presente e col futuro turba l'affetto amoroso dei due giovani. Se fossero fratelli, la folle corsa per fuggire ora non lascia spazio alle domande a noi, forse nemmeno a loro. La libertà sembra a portata di mano. La libertà è una striscia azzurra all'orizzonte. La libertà è l'ultima duna prima del mare. Vedo correre